è tutto sommato, scrisse, l'esistente in generale, siamo nel 26, siamo nel mese di aprile, è una modesta imperfezione, modesta certo, a paragone dell'immenso non esistente, del puro e semplice niente, è un'irregolarità, una mostruosità. La voce mia, così la mia scrittura, orribilmente deturpano, lo so, per poco ancora, la suprema armonia della grafia, dell'afasia. Già rinuncio, dislessico, a rileggermi. Dal probabile, i passi, i socio istoriopatici enigmatici, dormono in lui, e il resto è i personetti.
si appoggia ardendo in tranquillo decollo e il caldo carro sopra il tratto sinistro del tetto con le ruote a 12 raggi, con i suoi veri orologi solari. La piga è arcaica, carica di fregi. È un elio nuovo, quello. È un nuovo elio. In questa aurora di mezzanotte, circa, monocroma, i due cavalli calpestano il vuoto, tra rame e bronzo, rampanti, robusti, rapinosamente inerti, erti nel cielo, sta lì bloccato quel mobile pergamo. Tre sono inconsapevoli, corpulenti, sono segnati da un gesto. L'orante, per esempio, che ci volta le spalle, di tre quarti, imita quasi forse l'atteggiamento della sceta, che scende. Al colloquio con quello che qui lo addita, levando il braccio di inquieto su dalla molle manica. Ma il terzo, che poi rivolto ai giacenti semiammucchiati, stretti, semidanzante, l'unico scosso veramente pare, sembra vuole coinvolgerci tutto allarmato. Mi guardi.